Gesù, aiutami tu. Dammi un segno di vita. Ricordate la battuta nell'ultimo film di Checco Zalone, Quo Vado? Mamma! Ma al circolo polare artico! Fa freddissimo, va! Più di Rocca Raso, di più! Checco Zalone a Rocca Raso c'è venuto davvero. Da qualche anno, secondo indiscrezioni, il poliedrico comico pugliese trascorre le sue vacanze proprio nella cittadina montana più famosa degli Appennini e oltre. E ciò che gli è capitato in queste ore sembra far parte della sceneggiatura di un suo film, invece è tutto vero. Zalone è rimasto infatti impantanato con il pulmino che ha affittato per raggiungere le piste da sci di Rocca Raso. A intervenire anche il sindaco Francesco Di Donato, e a quel punto Zalone, il primo cittadino di Rocca Raso, hanno improvvisato un siparietto divertentissimo che già spopola sul web. Sono con il sindaco di Rocca Raso, che mi ha assicurato di essere leghista. Volevo ritrattare la mia dichiarazione fatta nell'ultimo film, nel senso che fa più freddo a Rocca Raso che al Polo Nord, quindi questo più che un saluto è un addio, non verrò mai più. Non dalla Andate a Sulmona, no, a fare il terremoto, a Rocca Raso, la bufera, andate a fangu, la Bruzzo, il Molise e tu, a Cortina, uno come me è da Cortina. Bloccato nella neve e soccorso in maniera così fulminea dal sindaco di Rocca Raso, che si è preso una mazzetta, onestamente. Sei bella. 1000 euro, cioè una produzione convenientissima. Tutti qui a Rocca Raso perché ti trattano bene, si mangia bene, si gela bene, che altro possiamo dire? Niente, siamo orgogliosi di averti qua. Grazie, grazie. Ti avevo detto in precedenza, Rocca Raso è casa tua e averti qua, ripeto, è un grosso onore, un grande onore per tutti noi. Grazie. Grazie. Non andare via. Ci vediamo in estate. Non andare via anche perché porti bene, vedi quanta ne hai fatto venire. Io non lo lascio il posto fisso, non lo lascio il posto fisso. Solamente perché mi hanno mandato qui. Io morto da mamma, dal Polo Nord. Parliamone, anche un part-time va bene.